Teorema del 1968 è una delle pellicole più enigmatiche e al tempo stesso stranianti di Pierpaolo Pasolini, a tal punto che venne accolta con un clima a cavaliere fra respingimento totale e critica incondizionata, da ogni forza di ogni quadrante politico, giacché apparve irricevibile per la destra come per la sinistra. Era un'opera letteralmente tale da spezzare l'ordine etico e morale borghese del tempo. In effetti l'opera si presenta alquanto straniante, narra di come improvvisamente, senza motivazione meglio precisata, giunga in una ricca e borghese famiglia milanese un ospite non meglio identificato. L'arrivo dell'ospite è annunziato da un postino che significativamente si chiama Angelo. Una volta che sia giunto, l'ospite prende parte alla vita familiare, ma con distacco. È un giovane ragazzo dai modi molto garbati, che però trascorre le sue giornate in una sorta di ozio improduttivo, leggendo le poesie di Rimbaud e non dedicandosi all'attività produttiva della famiglia borghese. Un poco alla volta egli diventa il centro dell'attenzione per l'intera famiglia, i cui membri uno dopo l'altro si avvicinano all'ospite, incuriositi dal suo modo di fare totalmente diverso rispetto a loro. Perfino la domestica Emilia si avvicina all'ospite incuriosita, e uno dopo l'altro i familiari si invaghiscono del giovane ed esotico ospite. E hanno un rapporto sessuale con lui, perfino la domestica, perfino il padre, perfino il figlio, oltre poi naturalmente alla madre e alla figlia. Tutti dunque si invaghiscono dell'ospite, hanno una relazione con lui. L'ospite ha rovesciato l'ordine borghese della famiglia, diventando lui stesso il centro dell'attenzione. Ecco, avviene poi che, per ragioni non meglio precisate, le stesse peraltro con cui era giunto nella famiglia, l'ospite deve abbandonarla, se ne va. E a questo punto inizia la seconda parte della pellicola, che mette in mostra come la famiglia milanese senza l'ospite perda, il suo orientamento, si trovi senza baricentro. Un po' alla volta tutti i protagonisti avvertono uno smarrimento generale, come se un vuoto incolmabile fosse subentrato nella famiglia. E a questo punto ciascuno di loro capisce pienamente che l'ospite aveva rovesciato i valori borghesi centrati sul profitto, sulla ragione calcolante, sull'individualismo cinico, ossia i valori che costituiscono l'orizzonte di senso della società capitalistica. E cercano quindi, ciascuno a modo suo, di liberarsi da quell'ordine della vita capitalistica. La domestica Emilia fugge dalla famiglia e si rimette a casa nel borgo natio in cui era cresciuta, abbandona la famiglia e intraprende una via ascetica. Addirittura vi sono scene di totale rottura dell'ordine vigente in cui è divenuta una sorta di asceta. Gli altri membri della famiglia invece percorrono una via diversa. Ciascuno cerca a suo modo di liberarsi dall'individualismo acquisitivo ed egoistico della società capitalistica, ma in ultimo, pur volendosene liberare, lo ripropone e lo riproduce sotto mutato sembiante. Ad esempio, la figlia precipita in una sorta di autismo patologico che la porta a finire in una clinica psichiatrica. La madre, che fino a quel momento era sempre stata rigorosamente monogama, si dà alla vita libertina, e abbandona ogni norma etica morale di tipo borghese. Il padre, che è l'unico che sembra in qualche modo redimersi rispetto al proprio individualismo cinico capitalistico, nella stazione centrale di Milano si spoglia alla maniera francescana dei propri averi e in tal guisa sembra abbandonare il proprio principio classista borghese, ma alla fine anche lui non vi riesce perché in una scena imperitura Pasolini lo immortala mentre urla disperato, consapevole della propria impotenza. Che cosa mostra in estrema sintesi Pasolini con Teorema? Mostra come la classe dominante
borghese, ma già in fase di ridefinizione ultracapitalistica, sia irredimibile, non possa liberarsi dal proprio principio individualistico, edonistico e mirante esclusivamente all'autoscolpimento cinico del proprio io individuale, imbrigliato nella ragione calcolante di tipo economico. Quando anche voglia liberarsene, finisce in realtà per riprodurne sempre ex novo i moduli, sicché non vi è possibile redenzione che venga dalla classe dominante, quando anche essa intraprende più sinceri sforzi di liberazione e di redenzione. La palingenesi dunque non avverrà dalle classi dominanti, ci sta suggerendo Pasolini in teorema. La redenzione, se avverrà, avverrà forse dalle classi più deboli, come forse è testimoniato dalla vicenda di Emilia, la domestica, l'unica che in qualche modo riscopra il sacro, la semplicità di una vita non capitalisticamente condizionata, e l'unica dunque che riesca in qualche modo a compiere la palingenesi. La redenzione della società capitalistica avverrà forse, ed è un tema classico delle opere di Pasolini, a partire dalle classi non allineate con il sistema dei bisogni, dalle classi contadine per Pasolini, dalle classi sottoproletarie da un certo punto di vista, non ancora corrotte dalla società dei consumi. Ecco perché il film di Pasolini, Teorema, destò tanto scalpore e risultò letteralmente inassimilabile rispetto all'ordine valoriale del tempo.